la prima legge, una proposta di legge parlamentare, poi naturalmente sappiamo che anche il governo ha intenzione di emanare un decreto che finalmente porta all'attenzione del pubblico il tema dei foreign fighters, questi che vengono tradotti come combattenti. Non mi piace questo nome, spero che troveremo un altro nome. Sono sostanzialmente quei cittadini europei che decidono di andare a combattere nei teatri di guerra, di guerre civili. È un tema caldo, soprattutto dopo le situazioni che avete visto, le drammatiche situazioni di Parigi. La proposta è volta a introdurre un reato specifico per chi addestra, combatte in questi teatri di guerra, e con un aggravante per chi porta i bambini sui teatri di guerra, con addirittura sanzioni che, oltre ad essere di natura penale tipica, quali appunto le pene detentive, vedono anche delle pene, sanzioni correlate, come la venir meno della patria potestà o addirittura anche il venir meno in certi casi della cittadinanza. Il collega Artini ha chiesto a dei membri del Comitato Schengen di firmarla, io l'ho firmata, l'ha socializzata anche con altri colleghi in Parlamento, vuole essere una collaborazione con il governo che ha promesso appunto l'emanazione di un decreto, vuole essere un modo anche per mettere subito un punto e dire che questa comunque, oltre alle priorità economiche per il nostro paese eccetera, è però una priorità per l'Italia, anche perché l'Italia è uno dei pochi paesi che non tratta ancora compiutamente la materia.